diventerà quanto importante per gli studenti di Penne che tra qualche giorno potranno tornare a sedere tra i banchi della sede storica di San Giovanni dell'Istituto Tecnico Commerciale Marconi. La preside Angela Pizzi. Noi siamo veramente molto contenti, questo per noi è un giorno veramente di festa, sono 8 anni che stavamo aspettando di poter rientrare in questa sede, lo stavamo aspettando noi ma soprattutto i nostri ragazzi geometri che come vedete sono qui già all'opera perché saranno loro i veri ospiti di questa struttura pensata per loro e per tutti i ragazzi che qui cominceranno a muovere i primi passi per il loro futuro. È una grande soddisfazione che nemmeno in 4-5 mesi esatti di inizio dei lavori abbiamo realizzato un'opera attesa appunto da tanto tempo. È stata una priorità dal mio insediamento nel 2014, data in cui sono stato eletto Presidente della Provincia, a ottobre, perché ritenevo insieme ai colleghi, ma soprattutto ritengo che la scuola sia funzionale in tutto il territorio della provincia di Pescara. Qui andava fatta una concertazione veloce, immediata, per ridare l'uso di spazi adeguati, ma soprattutto per consentire anche energie ulteriori in questo istituto. Oggi è una giornata di grandissima importanza per la nostra città e per l'intera area vestina. Riportiamo in vita la succursale storica dell'Istituto Tecnico Marconi, la succursale San Giovanni, che era chiusa da 8 anni, e grazie ad un lavoro effettuato in 3 fasi, con 3 diversi interventi e altrettanti progetti, oggi riportiamo in vita questo storico edificio che però si proietta anche verso il futuro, perché gli studenti che si formeranno all'interno di queste aule rappresenteranno il futuro della nostra città.